Yo raga, benvenuti in questo nuovissimo episodio della nostra serie di Minecraft Ita. Oggi ragazzi andremo a fare un paio di cosette veramente bellissime. Detto questo, vi invito come sempre a lasciare un pollice in su, cerchiamo di superare i 2351 like per questo video. Seguitemi tutti quanti su Instagram, trovate il nick sia qui e sia qua sotto in descrizione per cercare di superare i 10.000 follower. E naturalmente se siete nuovi e ancora non vi siete iscritti al canale, vi invito ad iscrivervi attivando la campanellina per ricevere tutte le mie notifiche. E nada ragazzi, detto questo, direi possiamo iniziare subito. DEFCON 1. È sempre notte nella vanilla di Emerald. Quando inizia a registrare, il sole scompare e cala la notte. Quindi ragazzi, come detto nella intro, oggi andremo a fare un paio di cose veramente carinissime e bellissime. Prima di tutto andiamo a... Ok, non so perché non mi faceva dormire, va bene? Quindi, prima di tutto, andare a dormire, già sono andato a dormire. Quindi, cosa vi... No! Raga? No, è un creeper quello. Sì, è un creeper, ma... Là c'è il sistema delle armore automatiche. Non si sta avvicinando, raga. No. Vai via, ma non mi segue? What? Raga? No, raga, che cacchio. Mi tengo la spada in mano, mal che vada se prova... Non... Creeper? Raga! Oddio! No. Creeper? Non mi guardare così. Creeper? Raga, non scoppia! Non mi segue! Raga! Ma aiuto! Creeper? Ma che... Cosa sta succedendo qui? Cosa cavolo sta succedendo? Creeper? Si è diventata una lampadina sopra il comodino? Raga, non so che dire. Adesso, oltre a Jimmy, avremo anche un creeper come amico. Ragazzi, mi sa che questo video prenderà una svolta completamente differente rispetto a come vi ho detto nella intro. Perché andremo subito a fare una name tag per il nostro creeper. Non ci attacca. Troviamo subito una... Oh, una sola ce n'è top. Raga. Diamo il benvenuto nella vanilla a Young Creeperino. Raga, è andata. Young Creeperino. Io non ci credo, no, veramente. Ma come cacchio può essere una cosa così? Oh mio Dio. Io, raga, sono senza parole. Sono veramente... Senza parole, il termine esatto, sono senza parole, ma che cacchio. Ma tutte a me succedono, dov'è ora? Ho paura. Eccolo là, ma perché sta là dentro? Ci fa da maggiordomo, da Alfred. Non è che scoppia, ma raga, guardate. Posso abbracciarlo? Vedi, guarda, facciamo uno screenshot insieme. No raga, Young Creeperino, benvenuto nella vanilla. Così, no raga, veramente. Io sono... Sono veramente... Non so come spiegarvelo. E quindi ve lo farò spiegare da lui. Lui è Rexy. È Rexy. Funziona in questo modo, Rexy. Lui è molto... Cioè, parla molto. Quindi, cosa bisogna fare? Si fa in questo modo. E lui... Mi guarda male pure il creeper, raga. Basta! Basta parlare! Fermo! No, raga, io non lo so. Ok, va bene. Ma io posso attaccarlo al lazzo? No! Vabbè, raga, lo sistemerò dopo. Opla, anzi, lo sistemo adesso. No, non posso attaccarlo al lazzo. E come cacchio lo faccio venire? Cioè, non posso lasciarlo così, raga. Vieni verso qua, vieni qui. Vieni qua. Raga, è il nostro maggiordomo. Ma ci sei? No, raga, se ci sta seguendo forse ora ci ha preso come target.
No? No, ok, boh. Vabbè. Scusami, mate. Famo se non screen. Ecco cosa mi metto micro. Perché parla anche Google Assistant? Cosa mi mette? Ecco una panoramica. Cosa cacchio sta succedendo in questo episodio della vanilla? Non prendere il fuoco, per favore, che sennò mi esplodi. Allora, ragazzi. Cambio di programma. Cambio di programma. Ci serve della terracotta. Come detto, appena abbiamo noi ogni volta un mob qualsiasi particolare, andiamo a fare la statua. Quindi a questo punto andiamo a fare la statua a Young Creeperino. Sì. Preciso la cosa, ragazzi. L'ho chiamato Young Creeperino per il fatto di Young Signorino, ma a me Young Signorino non piace, ok? È soltanto un meme. Precisiamo la cosa, precisiamo. Ok. Abbiamo bisogno di due tipi di terracotta. Sia quella black, per fare penso gli occhi e la bocca, ma anche quella lime e quella green normale. Soltanto che dobbiamo craftarne dell'altra. Adesso, abbiamo della terracotta che avanza? No. Non ce l'abbiamo. Abbiamo terracotta già colorate, che è... Oh, 28. Non so se basteranno, ragazzi. Comunque, vediamo se abbiamo qui il colorante lime. Ne abbiamo uno. No, non, mi sa che non basterà, ragazzi. Mi sa proprio che non andrà a bastare. Quindi cosa facciamo? Prendiamo del bone meal. Ok. Comunque lo sposteremo. Young Creeperino non lo lasceremo dentro casa. Perché queste cose qui ho visto che sono successe anche ad altre persone. E sono bug. I bug si buggano a loro volta. Quindi può essere che oggi è pacifico, domani può esplodere. Quindi lo andremo a tenere dentro casa. Al massimo lo metteremo dentro una teca, se riusciamo in qualche modo. Abbiamo adesso invece, ragazzi, il bisogno del colorante dei cactus. Dovrebbe essere qua dentro, che okay, ne abbiamo 36. E sì, facciamo appunto un po' di terracotta. Allora andiamo a fare prima di tutto le 8 di color lime. Ok. E facciamo le altre 16 di colore scuro, sì. Che poi dio, forse 18. Raga, non so se basteranno i blocchi, non credo proprio. Noi intanto facciamo la prova, dai. Se troviamo in realtà dell'altra terracotta sarebbe ottimo. Forse, aspetta, forse entro la build box. Oh, a posto, raga, abbiamo della terracotta. Ok, non dobbiamo fare economia sulla terracotta. Anche se mi sa che nei prossimi episodi dovremmo andare a raccoglierne dell'altra, per forza. Quindi facciamo altra terracotta. Facciamo altro colorante e facciamo appunto altra terracotta. Proprio 3-3 precisi, raga. Sì, proprio con la beatbox dobbiamo farlo. Perfetto, dovrebbe passare tutto quanto, raga. Andiamo subito a fare la pixel art in stile chibi chibi schifo di Young Creeperino. Oh mio, è finito. Zio? No, raga, dove è andato? Mamma mia, che spavento per ogni volta. Young Creeperino. Oh mio Dio. Oh mamma mia, ma che... Trash, che trash, è trash. Non c'è altra soluzione, è trash. Allora ragazzi, andiamo subito a fare la build accanto all'Enderman, accanto a Jimmy. Che poi Jimmy di nuovo è scomparso. Quindi boh, vabbè. Ci mettiamo, ui. Allora, la facciamo appunto accanto a Jimmy. Quindi dovremmo in realtà abbattere quest'albero. Sì, perfetto, abbiamo abbattuto l'albero. Mangiamo un paninetto. Leviamo le foglie anche con qua la spada, tanto non è un problema. Abbiamo della dirt dentro la build box. Se non sbaglio, sì, l'ho vista. Eccola. Così almeno, ecco, facciamo lo spazio giusto per Young Creeperino. Facciamo più o meno una cosa così. Sì, proprio così. Ok, dovrebbe starci qui. Caso ne facciamo anche un pochino più grande. Tanto sistemarlo poco meglio. Ok, apposta. Per fare notte già, raga. A questo punto faccio una cosa. Andiamo a dormire invece. Andiamo dentro e no. Scherzavo. Entriamo dentro casa nostra grazie al nostro cancello automatico. Che ciao maiale. Oh mio Dio, raga, che sta succedendo nella vanilla oggi? Creeperino dov'è? Sempre dentro la sta... No, raga, ora c'ho l'ansietta di vedere dove sta. È lì, va bene. Raga, quella lì sarà la stanza di Young Creeperino, mi sa. Per ora sarà il nostro ospite. E non possiamo dormire, che c'è un mostro vicino. Ok, ora possiamo dormire. Con la spada mezza storta così, ma va bene così. Ok, è giorno. Allora, ragazzi, per fare il creeper in stile chibi chibi schifo, eccetera, 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 come in questo stile qua, praticamente, che è uno stile che a me piace, come già ho spiegato, molto semplice, compatto e a me piace, è veramente semplice perché ci saranno soltanto tre tipi di blocchi, che sono la terracotta color lime, la terracotta color green e quella nera per gli occhi e la bocca. Cosa dobbiamo fare? Allora, prendiamo la distanza, che sono due blocchi.
Ok, quindi uno, due. Senti, tu ancora non sei mio amico, quindi vai via. Quindi uno, due. Dobbiamo farlo qua. Come si fa? Un blocco, un blocco, un blocco e un blocco green. Poi sopra il lime. E ora ragazzi dobbiamo andare a fare una specie di scacchiera con la terracotta color lime e la terracotta color green. Ovvero in questo modo: scuro, scuro, lime, scuro, lime, lime. E così via ragazzi, praticamente proprio un motivo a scacchiare tutti gli effetti. Deve essere alto 3, quindi così, così e così. E adesso dovremmo andare a fare la testa, perché comunque il creeper è basso, cioè non deve essere molto alto. Noi comunque continuiamo ancora il motivo a scacchiera. Quindi facciamo così, tac, 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 così, così. E dovremmo essere arrivati già più o meno all'altezza massima. Ora semplicemente per fare la testa completiamo il cubo qua sopra. Sempre il motivo a scacchiera. Adesso in realtà per scendere uso un attimo ragazzi i blocchi di dirt. Anzi no, scendo qua sopra. Top. E continuiamo ancora. Quindi prendiamo questi blocchi qua e facciamo sempre, come detto, il motivo a scacchiera. Che poi no, ragazzi, sono stupidi invece, perché qua e qua mettiamo gli occhi, qui quello lime, qua sotto la bocca e poi dobbiamo andare a mettere il lime qui e poi facciamo un attimo una cosa così, l'altro lime qua, scendiamo, rompiamo. Vabbè, questi qui adesso andiamo subito a recuperare. E dobbiamo finire la parte dietro della testa. Quindi, lime al centro, il green così e così. E poi, ragazzi, lime, lime e green. L'abbiamo fatto. No, raga, è distante un blocco, non due. Oddio, mi ritocca rifarlo, no. Perfetto, ragazzi, fatto tutto. Prendiamo adesso la nostra shulker e vediamo come uscite il nostro creeper. Allora, ci andiamo tipo solo all'osservatorio andiamo. Oh, già da qui lo vedo. Raga, guarda quanto è. No, è bello, raga. È bello, dai, ci sta, ci sta. Sentiamoci un attimo qua sopra. A me piace, dai, è troppo carino. Mi piace un sacco. Vediamo invece da là sotto. Riusciamo ad andare sopra l'albero? Sì, 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 a voglia. Ah, no, raga, ci sta, dai. Scrivetemi qua sotto, ragazzi, nei commenti cosa ne pensate. E soprattutto scrivetemi qua sotto nei commenti con l'hashtag VanillaEme se il nome Young Creeperino vi piace. Oppure potete sempre scrivermi un consiglio per un altro nome da cambiare. Raga, non so che dirvi. È incredibile, è ancora fermo qui a non fare nulla. Non ci attacca né niente. Volevo provare a metterlo, ragazzi, che se me lo faremo nel prossimo episodio qua dentro. Lo mettiamo qua dentro e dovrebbe essere un posto perfetto. Non dovrebbe né despawnare né dare problemi. Quindi, ragazzi, detto questo, io direi che questo episodio un pochino bizzarro della vanilla può anche finire qui. Sono ancora sconvolto, raga, sono ancora sconvolto. Quindi ragazzi, questo video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto con un pollice in su, un commento qua sotto. Vi ricordo di passare in descrizione perché lì sono tutti i miei social come Instagram e Telegram. Mi raccomando, seguitemi su entrambi e se ancora non vi siete iscritti al canale vi invito ad iscrivervi. Volendo, per iscrivervi al canale basta che cliccate nel like che sta qui accendendo lo schermo. E se già l'avete fatto potete cliccare a sinistra o a destra per vedere un altro mio video. Noi ragazzi, detto questo, io vi saluto e vi vedo domani con un nuovo video. Ciao a tutti!